anche c'era stata pochi giorni prima la visita solo telefonica dell'allora ministro Di Maio con il Movimento 5 Stelle locale, nel quale appunto si parlava del possibile passaggio alle energie rinnovabili. Il sindaco disse: ho capito, ma perché non parlano con me? Tante cose sono cambiate. Agostinelli, la regione, anche ha parlato e si è espressa dopo una fase iniziale in cui non si capiva qual era la posizione. Adesso la posizione c'è, è chiara, con l'assessore Lombardi, che ha detto chiaramente di essere d'accordo con l'alternativa per Torre Valdalica Nord. Qualcosa si è mosso, Agostinelli, Sì, parecchio, parecchio si è mosso. tantissimo, e credo che il lascito di questo periodo sia una coscienza territoriale completamente rinnovata e ragionevolmente decisa a cambiare modello. Non era facile pensare di instaurare un cambiamento così profondo in un luogo che era stato dedicato, se volete, quasi in maniera definitiva, a essere sede di produzione a qualunque costo di energia elettrica. Quindi ha subito olio pesante, ha subito carbone. Si è reso conto che l'occasione in questo caso era assolutamente irripetibile. E credo che sia stato molto intelligente il sindaco a farsi carico della rappresentanza di un territorio che mutava opinione rispetto alla centrale. Il sindaco, al di là dell'appartenenza, ha colto che il futuro di Civitavecchia potrebbe essere, dal punto di vista occupazionale, ambientale e dal punto di vista soprattutto delle nuove generazioni, un'occasione che non si presenterà e potrebbe invece presentarsi, se si mantenesse il vecchio modello, come un'occasione persa. Agostinelli, tra poco vedremo le immagini del fine settimana, dove sabato c'è stato un sit-in prima alla Marina. Insomma, Agostinelli conosce anche Civitavecchia perché è stato da noi spesso e volentieri, e poi c'è stato anche una manifestazione vera e propria davanti Palazzo dell'Appincio, dove tante persone hanno partecipato e hanno dato la propria opinione su questo argomento, che per certi versi sembra parecchio lontano, ma che poi in realtà ci coinvolge direttamente. Prima di vederle, però, io, rivedendo l'intervista del sindaco, ho visto una certa coerenza. Il sindaco è rimasto sempre fermo su quella posizione, legata appunto allo studio, all'analisi dell'alternativa rispetto al gas, che, come diceva lei, non è diciamo direttamente proporzionale poi con il lavoro, nel senso che lo stesso Enel aveva annunciato un taglio netto nel caso si fosse passati al gas, però il suo partito, quindi la Lega, era uscito ultimamente con un articolo nel quale si leggeva, dopo la decisione da parte di Tirreno Power di abbandonare l'iter che portava al nuovo gruppo a gas, dico bene, la Lega esce con questo articolo: un potenziale investitore per il nostro territorio se ne va, riferito a Tirreno Power. Poi nell'articolo si parla anche di Enel, quindi dice: teniamocelo stretto, in buona sostanza, perché insomma, se si chiude quella centrale lì, diventano problemi dal punto di vista occupazionale. Come lo commenta Agostinelli questo articolo? Ma come un gesto non abbastanza capace di interpretare questa fase. Questa è una fase in cui le rappresentanze del territorio locale hanno tutto il diritto di chiedere che la biosfera che è attorno a loro e il futuro delle generazioni che provengono da loro non siano vulnerate come lo sono state nel passato. C'è bisogno di coraggio, Agostinelli. È un aspetto, non credo solo di coraggio, ma di prevenzione ragionevole. Cioè, io credo che un partito politico debba guardare non agli interessi immediati o piccoli
di piccolo cabotaggio, ma debba guardare ai prossimi 20-30 anni come uno spazio possibile, non uno spazio che si chiude. Dal punto di vista, ad esempio, occupazionale, l'idea di poter forzare verso una fornitura eolica e fotovoltaica ha un grandissimo significato, vuol dire dare alla manifattura, alla logistica di Civitavecchia, al turismo stesso, una prospettiva certa. Mantenere le 2-3 centrali a turbogas significa condannare Civitavecchia non solo a una pessima salute, ma addirittura a una decadenza autentica dal punto di vista occupazionale. Devo dire che tutto il mondo si sta muovendo in questa direzione. Cioè, questa posizione che noi abbiamo sostenuto all'inizio assieme ai comitati e che sembrava isolata, è diventata ormai la posizione anche di grandi enti energetici, authority per l'energia, cioè l'AIEA, che è la più grande organizzazione mondiale che si occupa di tutti i settori, dal nucleare al carbone alle rinnovabili, chiede con grande decisione che si lasci sottoterra oggi, da oggi in poi, tutto il metano, il petrolio e il carbone, perché non reggeremmo la svolta che bisogna operare, e lo dice con chiarezza, non nel 2050, ma da qui al 2030, da qui al 2025 addirittura, quindi nei tempi in cui Enel avrebbe preso la decisione di installare il turbogas. L'alternativa è subito e è matura. Agostinelli, vediamoci, facciamo una piccola pausa, ci vediamo insieme le immagini della manifestazione. Commentiamo rapidamente anche un altro passaggio di questo comunicato stampa che l'avevo sottolineato, Agostinelli, perché in questo comunicato si legge: non sarebbe meglio uscire dal carbone mantenendo una prospettiva industriale come quella del gas, che azzera alcuni inquinanti e ne riduce altri? Lo ha confermato anche il ministro Cingolani, che il gas sarà necessario per un po' di tempo insieme alle rinnovabili. Questo è un passaggio, secondo me, importante. Che, come lo commenta? Ma se non cominciamo da Civitavecchia, dove è maturata una posizione democratica che ha raccolto attorno a sé perfino il mondo del lavoro, il sindacato, l'associazionismo, le persone più qualificate, quando cominciamo a introdurre modelli di consumo e modelli di produzione che siano compatibili con la natura e addirittura con il pensiero che oggi si sta formando nelle università, nei luoghi di maggiore prestigio? Ma Cingolani possa dire quello che vuole, insomma, ma oggi lui per primo deve confrontarsi con la svolta che l'Europa, ad esempio, pone anche a lui in quella funzione. Cioè, noi non dobbiamo pietire o nasconderci dietro a i poteri così come si sono configurati. La riconversione tocca anche a Enel, e dove è matura, come nel caso di Civitavecchia, ha una forza prorompente. Io credo che vinca di sicuro, e questo è un ottimo risultato. Bisogna quindi crederci di più, in sostanza, Agostinelli, no? Siamo artefici del nostro destino in qualche modo? Sì, assolutamente, in questa fase è così. E posso dire che, ad esempio, noi più analizziamo questo aspetto e più ci sono delle, come si può dire, delle implicazioni che a volte avevamo trascurato. Cioè, ad esempio, trascuriamo il fatto che se noi abbiamo fotovoltaico, eolico e dei pompaggi, noi complessivamente salviamo perfino l'acqua, nel senso che la grande quantità di acqua che va dispersa nelle turbine, nelle caldaie, e quindi ha un ciclo di deterioramento e di inquinamento molto forte, viene risparmiata. Se questo è il modello, cioè l'idea, ad esempio, di dire anche agli studenti, ai ricercatori, ai cittadini: guardate che c'è addirittura un risparmio
e una bonifica dell'acqua in questa direzione, cioè del vostro mare, delle vostre bellissime colline che sono alle spalle di quella spiaggia stupenda. Tra poco, Mario Costinelli, vedremo le immagini. I tecnici stanno cambiando il formato perché abbiamo avuto un problema tecnico. Tra poco le vedremo insieme, però intanto anticipo, ma lei lo sa, che c'è stata una grande partecipazione davanti Palazzo del Pincio. Ecco, questo è un grande significato. Questa è un'altra vittoria, Costinelli, perché insomma la città continua, inizia o meglio a dire la propria. Rende assolutamente più sicuri non solo i cittadini, ma credo anche i loro rappresentanti meno titubanti. Ecco, io credo che in questo frangente un rapporto di gerarchia anche nei confronti degli enti superiori vada continuamente messo alla prova, cioè l'accordo deve partire dalla volontà che i cittadini esprimono e naturalmente all'interno di un contesto di solidarietà più larga. Ora, il progetto che viene presentato con fondamento pompaggi, idrogeno, eolico e fotovoltaico non turba minimamente la rete complessiva e l'approvvigionamento di energia, non ci fa tornare indietro, ma modifica profondamente in meglio l'impatto sul territorio. Questo è, io credo, ci rende meno dipendenti, siamo dipendenti dal nostro vento e dal nostro sole, non dal petrolio, dove Regeni purtroppo ha dovuto lasciare anche la sua vita così giovane, no? Agostinelli, tra l'altro l'abbiamo... È un pomeriggio di lotta ma anche di proposta a Civitavecchia. In questo momento siamo al Pincio, dove centinaia di persone aderenti a molte associazioni, a molti comitati, a molti collettivi territoriali si sono dati appuntamento per una assemblea a microfono aperto davanti al comune. Prima di questo appuntamento ce n'è stato un altro alla Marina, in flash mob velico, dove abbiamo ribadito la necessità di disegnare un futuro nuovo per Civitavecchia, un futuro che si lega al dibattito nazionale sulla transizione energetica, che a Civitavecchia vorremmo non passasse da nuovi combustibili fossili. Combustibili fossili che sarebbero un problema naturalmente per l'inquinamento di prossimità, per il grande tema dei cambiamenti climatici, ma questa volta, proprio come ci stanno segnalando da mesi i metalmeccanici che scioperano, siamo già al terzo sciopero dal 2021, sarebbe anche un problema occupazionale. Noi pensiamo che si debba costruire per Civitavecchia, ma anche per tutto il paese, una giusta transizione ecologica ed energetica che dia risposte a 360 gradi, quindi in termini di salute pubblica, in termini di tutela ambientale, ma anche in termini occupazionali. Non un posto in meno a Civitavecchia. Questa città ha già patito decenni di inquinamento. Gradiremmo che il dibattito cittadino si incentrasse sulla proposta ed è per questo che questa iniziativa si intitola Civitavecchia Bene Comune. Naturalmente fa riferimento al progetto Porto Bene Comune, che abbiamo ragionato, approfondito in decine di iniziative in questo inverno. Oggi c'è il tassello di piazza. Ci siamo ripresi questa piazza, una piazza plurale, una piazza vasta, una piazza a microfono aperto con decine e decine di interventi. Abbiamo immagazzinato in queste settimane,
noi stiamo elaborando da circa 2 anni un'idea alternativa alla fine della centrale a carbone che è prevista per il 2025. Cosa fare? Non basta dire no al gas, ma proponiamo l'alternativa di Porto Bene Comune e dell'offshore annesso che dovrebbe andare ad alimentare Porto Bene Comune. Siamo sul crinale di una rivoluzione. Finora l'energia è stata prodotta con il fossile, con il combustibile, adesso stiamo andando verso un'energia che viene prodotta dal rinnovabile e dai vettori, pompaggi che in qualche modo utilizzano la stessa energia quando non c'è né vento né sole. È un concetto non facile da capire, è un concetto rivoluzionario, però la cosa bella è che Civitavecchia può inaugurare questo percorso perché appunto abbiamo pensato al progetto Porto Bene Comune. Quindi la centrale a carbone viene dismessa, ma si punta sulla ambientalizzazione del porto che diventi appunto un ecosistema chiuso ad emissioni zero. Da lì in poi si potrebbe inaugurare poi l'ambientalizzazione della città attraverso un percorso lunghissimo nei decenni. Però noi possiamo inaugurare tutto questo. Non vogliamo, come dice Enel, una nuova centrale a gas, come vorrebbe forse anche lo stesso governo. Perché? Non solo perché non vogliamo il gas climalterante, inquinante, eccetera, ma come prima diceva Riccardo, ci sarebbe una diminuzione dei posti di lavoro, ma soprattutto rimarremmo sempre allo stesso livello, sempre a livello di oggi. Noi invece vogliamo puntare sul futuro, vogliamo organizzare inaugurare per così dire un modo di essere, un modo di vivere completamente nuovo verso cui l'Europa sta andando. In Next Generation questo si dice e noi questo potremo realizzare. Abbiamo dalla nostra la Lombardi, la nuova assessora alla transizione ecologica della Regione Lazio e quindi della Giunta Zingaretti, la quale ha detto facciamo di Civitavecchia l'inaugurazione di un nuovo percorso di produzione energetica industriale. Del capace di market che sono i soldi delle nostre